benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. È tutto pronto. E siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Dunque, calcio d'inizio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E passa! Ed ecco il cross. Saponara cerca di pescare il compagno là davanti. Pires, di forza. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Si libera la grande. Cerca lo spunto. Sulla destra. Grande movimento nello spazio. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Cerca di allungare il gioco, cerca di servire il compagno in avanti. E ora deve concludere. C'è il tiro! Rete! Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Si riparte dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Marchese. Prova con la palla lunga. Prova con la palla filtrante. Gaetan scatta verso il pallone. E palla che scivola via oltre la linea, sarà rimessa dal fondo. Astori, scodella in avanti. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Roberto. È davvero una bella serie di passaggi questa. Mandzukic cerca spazio. Prova il filtrante. Attenzione al tiro. Prova ancora. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Un 1-2 veramente da KO. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Marchese batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. Si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Badeli vuole la profondità. E c'è una palla filtrante. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Cerca un compagno. Prova a tirare. Non si fermano più. Ancora a segno. Sembrano avere il totale controllo della gara. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara.
si riparte dal 3-0. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Vedremo se sapranno tenere nel secondo tempo. Si riparte per il secondo. Sabonara. La Fiorentina non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Le critiche fanno parte di questo mondo, gli allenatori, tutti gli allenatori ci sono abituati. In questo caso, devo dire la verità, Fabio, mi trovano anche d'accordo perché il... Sabonara! Una parata stilisticamente non perfetta, ma era una palla velenosa e alla fine conta il risultato. Bel pallone. Qui deve tirare. Ed evita il gol. E indesiderate lo marcano molto stretto. La difesa prova a limitare in tutti i modi possibili chi ha già dimostrato di saper segnare. Quando si è in tale stato di forma, è naturale ricevere un trattamento speciale dalla difesa avversaria. Ecco Terò. Bella palla ad allargare il gioco. Può cacciare a rete. Cross di Sabonara. Intercetta il passaggio, pericolo. Cristiano Biraghi con la palla alta sulla fascia. E va a colpire di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Fiorentina non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Intervento al limite, ma vi è sembrato regolare. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Cristiano Biraghi. Palla in profondità sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. Palla al centro. C'è il colpo di testa. Da lì può segnare. Prova il cross in aria. Prova la giocata nello spazio. Tackle duro ma efficace. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Gara veramente a senso unico. Hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Che partita ti è sembrata, Luca? Io non lo dico perché sono stato un portiere, però quando una squadra non prende gol è già un bel pezzo avanti. Oggi la squadra l'ha dimostrato e questo basta sempre per vincere. Noi ci fermiamo qui. Ma il grande calcio continua, restate con noi.